l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha lasciato tutti senza parole con le sue recenti dichiarazioni. L'ex attrice per film per adulti ha parlato della sua vita intima attuale. In una recente intervista al giornale, Eva Angela racconta la sua carriera da attrice di film a luci rossi e di come è cambiata oggi la sua vita. Da molti anni ormai, Eva Angela ha abbandonato il mondo del porno e si è completamente dedicata alla sua piccola bambina. Eva Angela e la sua vita intima attuale. L'attrice di film per adulti, Eva Angela, ha confessato che la vita è molto diversa rispetto a quella di qualche anno fa, e che nonostante i mille impegni da mamma e moglie trova sempre il tempo per certe cose. L'atto più trasgressivo che compio è uscire la sera. Mi ricordo invece che c'è stato un tempo in cui era difficile non uscire. Ora è l'esatto contrario. La trasgressione in fondo cambia a seconda dell'età. Angela ha poi svelato un segreto della sua vita sentimentale. Il sesso non si fa solo a letto, e il tempo per farlo, se uno vuole, si trova sempre. Mia figlia al mattino va a scuola. Il ricordo delle colleghe scomparse. L'attrice non ha potuto fare a meno di ricordare il suo passato, ed in particolare le sue colleghe scomparse da anni come Moana e Barbarella. Eva Angela ha affermato due punti. Oggi se mi guardo indietro lo faccio comunque con una punta di nostalgia verso alcuni volti di allora, che mi mancano. Penso a Moana, a Barbarella. Ricordo ancora il profumo che avevano, mi pare quasi di riuscire ancora a sentirlo. Vede, io uscivo di casa truccata ed entravo in ruolo. Era una maschera, quella che indossavo. Facevo spettacolo. La sua esperienza nel reality della Marcuzzi purtroppo si è ridotta a pochissimo tempo. Pochi giorni per raccontarsi. Forse Eva meriterebbe un'altra possibilità, magari con un Grande Fratello proprio come accaduto a Francesco Monte.